Allora, dicevo, prendiamo la seguente matrice. (0, 1, -1, -1). Vogliamo calcolare A alla K. Che razza di inconveniente c'ha questa matrice? Gli autovalori sono distinti, ma sono complessi. Allora, complessi coniugati, ovviamente. Allora, nulla vieta, rifaccio in un secondo il discorso fatto per Realati, nulla vieta di lavorare nel complesso e quindi di trovare gli autovettori matrice U complessa, va bene, perché gli autovettori dei due autovalori saranno complessi, e scrivere che A alla K uguale ad U per lambda alla K come prima. Va bene, per U alla meno 1 non me lo vieta nessuno. Ovviamente sia U, U alla meno 1 e lambda sono tutte matrici complesse, lambda matrice diagonale contenente i due autovalori che sono complessi, lambda la K ancora matrice diagonale contenente la kappesima potenza dei due autovalori. E se voglio lavorare nel reale, faccio come prima. Vi ricordate, nella T cosa facciamo? Prendiamo uno dei due autovettori complessi e dividiamo parte reale e parte immaginaria avendo due, non più autovettori, due colonne reali. Continuiamo a chiamare U questa matrice che non sarà più, ora è reale, va bene? Che non sarà più la matrice degli autovettori, ma parte reale e parte immaginaria, quindi non è più questa di prima, va bene? E la matrice A trasformata per similitudine mediante questa matrice U dà luogo alla matrice sigma uguale U alla meno 1 A per U, dove sigma contiene lungo la diagonale la parte reale degli autovalori, dei due autovalori, e lungo l'antidiagonale la parte immaginaria omega di uno dei due, quello che abbiamo scelto, va bene, e di cui abbiamo scelto parte reale e parte immaginaria per costruire la matrice U, va bene, se no cambia di segno la seconda colonna, parte immaginaria della matrice U, ma cambierà di segno anche questo omega, perché devo, se ho scelto l'altro autovalore cambia di segno tutte e due, non cambia niente poi alla fine dei conti, e qui meno omega. Allora è ovvio che A alla K uguale ad U sigma alla K U alla meno 1. Siamo d'accordo? Guarda, la procedura è quella classica, va bene, quella per E alla T pari pari, va bene, quindi si tratta di saper calcolare, e anche qui va ricordato a memoria, sigma alla K, sigma matrice di questa forma. Prima di scriverla, sigma la K, manipoliamola momentino, questa matrice qui, che non, cosa che non abbiamo fatto nel calcolo di E alla T, ma qui sto calcolando un'altra funzione. Va bene. Allora sigma la posso scrivere così, uguale radice quadrata di sigma quadro più omega quadro, che moltiplica. Che cos'è quel radice, prima di andare avanti, quel radice quadrata di sigma quadro più omega quadro? Ovviamente il modulo dell'autovalore, di entrambi gli autovalori, perché hanno modulo uguale. E allora chiamiamolo rho, questo modulo, va bene. E qui scrivo sigma su rho, omega su rho, meno omega su rho, sigma su rho. Uguale, lo scrivo qui, a rho che moltiplica matrice. Che cos'è sigma su rho? Sigma che cos'è? La parte reale dell'autovalore. Mettiamo che l'autovalore sia questo. Sigma è la parte reale dell'autovalore. E allora sigma su rho, rho è il modulo. Che cos'è? Sigma su rho non è altro che il coseno, va bene, dell'argomento teta del numero complesso.
Va bene. Chiamiamo teta il numero complesso e quindi rho cos teta. Omega su rho, che cos'è? Omega è la parte immaginaria. Questa qui. E quindi omega su rho non è altro che il seno di teta. Qui verrà meno sen teta e qui cos teta. Allora, la matrice originaria, questa qui, sigma omega meno omega sigma, può essere sempre scritta in questa maniera. Rho, dove rho è il modulo dei due autovalori, per il coseno dell'argomento di uno dei due, quale? Perché guardate che teta cambia di segno, ovviamente, per i due autovalori. Di quale autovalore? Quello associato all'autovettore che abbiamo scelto per dividere la parte reale e immaginaria nella costruzione di U. Siamo d'accordo? Bene, e ora cosa devo fare? Se questo è sigma, ora cambio pagina e riscrivo. Se questo è sigma uguale quindi a rho cos teta sen teta meno sen teta cos teta, sigma alla k uguale, ovviamente lo scalare rho che è a moltiplicare, lui viene elevato alla k, uguale a rho alla k che moltiplica. Che razza di matrice? Guardiamo la matrice originaria, questa qui. Che razza di matrice è? Cos teta sen teta meno sen teta cos teta, che cos'è? È una matrice di rotazione che preso un qualunque tale, che quindi preso un qualunque vettore, moltiplicando questa matrice senza rho, va bene, moltiplicando questa matrice per un qualunque vettore, va bene, otteniamo un vettore di modulo uguale, va bene, è solo che è il vettore ruotato dell'angolo teta. E quindi se faccio questa matrice alla k, questa matrice alla k vuol dire la matrice ripetuta, va bene, moltiplicata tante volte, k volte. Allora, ovviamente è una rotazione ancora, va bene, di quanto? Di k teta, va bene, quindi questa matrice elevata alla k diventerà coseno di k teta, seno di k teta, meno seno di k teta, coseno di k teta. Espressione da ricordare a memoria, anche questa. E abbiamo chiuso. Ah no, ormai che ci siamo, 10 minuti, un quarto d'ora, mi voglio divertire io questa volta. Va bene, ora, dopo avervi fatto divertire voi a lungo. Ma guardate, questo che sto dicendo, questi 10 minuti li spendo per questioni di cultura generale. Va bene. Poi all'esame, se uno non lo sa, non lo sa, è viva, non avrà influenza, quindi se qualcuno vuole uscire, va bene, nulla gli vieta, va bene, di uscire. Vediamo un po'. Si abbia una matrice A quadrata, qualunque essa sia, di questa matrice noi ovviamente abbiamo, sappiamo ora calcolare A alla K, lo sapevamo calcolare anche prima, va bene, però abbiamo dato delle metodologie diverse, ma anche prima sapevamo calcolare A per A per A per A, eccetera eccetera. E poi invece abbiamo imparato a calcolare E alla A per T. Ora io vorrei calcolare il seno di A, se ha un qualche senso. Ha un qualche senso?
ha un qualche senso, e il senso è il seguente. Attenzione, quindi dirò in generale. Sia f di z, una qualunque funzione, ora ci metto un aggettivo, una qualunque funzione teoricamente complessa di variabile complessa, e ci metto l'aggettivo olomorfa. Ne avete sentito parlare da qualche parte? Vuol dire derivabile, va bene, poi alla fine vuol dire, va bene. Però funzione complessa di variabile complessa, e la derivazione di una funzione complessa di variabile complessa esige condizioni decisamente più stringenti di quelle che esige la derivazione di una funzione reale di variabile reale, va bene, ma diciamo sviluppabile in serie e quindi uguale. Nell'intorno dell'origine di z uguale a 0, sviluppabile in serie nell'intorno di z uguale a 0, uguale quindi a somma per k che va da 0 a più infinito di certi coefficienti, chiamiamoli alfa con k per z alla k. Questo è lo sviluppo in serie. Quelli alfa con k cosa saranno? Lo sappiamo. 1 su k fattoriale derivata di f k volte rispetto a z k volte, calcolata nel punto in cui, attorno a cui scriviamo lo sviluppo in serie, quindi nell'origine. E quindi lo sviluppo in serie, ammesso che esista, se non esiste niente, il discorso che sto facendo non ha nessun senso. Quindi prendiamo una qualunque funzione, una funzione cui esiste uno sviluppo in serie di questo tipo qui. Questa è una serie di potenze. Se converge, dove converge una serie di potenze? Se converge, dove converge una serie di potenze? Converge sempre in un cerchio del piano complesso, ovviamente. Converge sempre in un cerchio, e il raggio di questo cerchio si chiama raggio di convergenza. Sia R il raggio di convergenza di questa serie. Ad esempio la funzione E alla Z, va bene, in quale cerchio converge? Converge un cerchio di raggio infinito, converge su tutto il piano complesso, va bene. Anche seno di Z converge in tutto il piano complesso, va bene. Se prendiamo invece la funzione, ad esempio, f di z uguale 1 su z meno 1, questa è sviluppabile in serie. Dove converge? Secondo voi? Non scrivo lo sviluppo in serie, però sono certo che converge entro dove? Piano complesso. Sviluppo in serie attorno a z uguale a 0, ovviamente, quindi converge in un cerchio che ha centro l'origine, raggio pari a 1. Perché? Va bene. Raggio pari a 1 non può convergere in un punto esterno ad 1, se no dovrebbe convergere anche in 1, e in 1 non può convergere perché 1 è una singolarità polare di questa funzione. Va bene, ma a parte questo. Allora, ritorniamo al nostro discorso, va bene? F di z sia sviluppabile in serie, va bene, in un cerchio di convergenza. Riscriviamolo. E questo sia sviluppabile in un cerchio di raggio rho, raggio di convergenza rho. Si è data una matrice A. Cos'è il suo raggio spettrale? Definizione. Data una matrice quadrata A, si definisce raggio spettrale il massimo modulo degli autovalori. Definizione banale.
Allora si supponga di avere una matrice A il cui di avere A una F di Z, B una matrice quadrata A, e di supporre che la matrice quadrata A abbia raggio spettrale inferiore al raggio di convergenza di quella della serie. Quindi il raggio spettrale della matrice sia questo. Raggio spettrale, cosa significa? Che tutti gli autovalori della matrice sono all'interno del raggio di convergenza della F di Z. Lo potevo dire semplicemente così. Va bene, ogni tanto voglio fare il medico che parla e usa delle parolacce inconcepibili quando si possono dire in maniera decisamente più semplice. Va bene, quando l'espressione, quindi prendo una matrice A il cui raggio spettrale deve essere inferiore al raggio di convergenza della F di Z, significa semplicemente che, va bene, il cerchio dove converge la serie deve contenere tutti gli autovalori di A. Questo significa poi nella alla fine. Allora, va bene, se ciò è vero, allora ha senso F di A, che possiamo prendere come definizione somma per K che va da 0 a più infinito di questi alfa con K, ma li voglio scrivere questi alfa con K, perché portarci dietro sti alfa con K, sono ovviamente 1 su K fattoriale derivata cappesima della F, risparmiatemi, di Z rispetto a Z K volte, ovviamente calcolata in Z uguale a 0. Questo è lo sviluppo di Taylor. Va bene. Per la F di Z era per Z alla K, al posto di Z ci metto A alla K. Tecniche di calcolo, va bene, di questa F di A sono quelle che abbiamo imparato. Prima tecnica di calcolo: se A è diagonalizzabile, va bene, o se A è diagonalizzabile, F di A uguale, con ovvio significato della simbologia, ad U, dove U è la matrice modale, quella degli autovettori. Per una matrice diagonale, cosa conterrà lungo la diagonale la U? La quella matrice? Cosa conterrà lungo la diagonale? F di lambda 1, la F, questa qui, conterrà F di lambda 1, primo autovalore della matrice A, F di lambda 2, F di lambda n, per U alla meno 1. Seconda tecnica di calcolo, polinomio interpolante. Ah, questa qui è uguale, ovviamente, forma diadica, somma per i che va da 0 a n meno 1 di f di lambda i, che moltiplica, ormai con ovvio significato della simbologia, u con i, vettore colonna, per vi trasposto vettore riga, dove il prodotto vi trasposto è una matrice che è sempre la solita matrice di residui polari e dipende solo dalla matrice A e non dalla F. Seconda tecnica di calcolo, tecnica del polinomio interpolante. F di A uguale a somma, ora gli alfa li ho usati per quello sviluppo in serie, cambio quindi simbologia nei coefficienti, somma per i che va da 1, da 0, scusate, a n meno 1 di beta i a alla i, dove i coefficienti beta sono calcolati mediante van der Monde di lambda 1, lambda 2, lambda n, autovalori della matrice A sempre, moltiplicato il vettore delle incognite beta 0, beta 1, beta con n, e per ora nella scrittura non è cambiato niente rispetto alla tecnica di calcolo via polinomio interpolante, sia di E alla A T, sia di E alla K. Cosa cambierà?
il vettore dei termini noti, ovviamente uguale in questo caso ad f di lambda 1 puntolini f di lambda n. Chiuso. Con questa tecnica possiamo calcolare una funzione di matrice quadrata, purché questa funzione ammetta sviluppo in serie in Z con un raggio di convergenza maggiore del raggio spettrale. Ultimo esempio. A alla meno 1. Che cos'è? È la funzione f di z uguale z alla meno 1, dove al posto di z ci metto a. La funzione z alla meno 1, guardate che non c'è niente a che fare, almeno fino a questo momento in cui sto parlando, perché con a alla meno 1 normalmente cosa intendiamo? L'inversa, va bene? Che chiamerò inv di a, perché sto parlando di una funzione f di z calcolata in a. Nessuno mi dice che siccome la indico a alla meno 1 sia l'inversa. Chi me lo dice? Nessuno. Va bene, bene. Non è altro che la funzione f di z uguale z alla meno 1 calcolata in a. La funzione z alla meno 1 è sviluppabile in serie? Nell'intorno dell'origine? Ovviamente no. L'origine è un punto in cui la funzione f di z è discontinua, non è derivabile, va bene, quindi non è sviluppabile. E quindi una definizione di f di a che dipende da questa non ha senso, ovviamente. Però la possiamo sempre definire nella seguente maniera. A alla meno 1 uguale, con la tecnica ad esempio del polinomio interpolante, uguale a somma di alfa i, ritorniamo agli alfa i, a alla i somma per i che va da 0 a n meno 1, caso particolare in cui gli autovalori sono tutti diversi, va bene, in cui questi alfa i sono dati da van der Monde di lambda 1 lambda n per alfa 0 alfa n meno 1 uguale a che cosa? Quale sarà il vettore dei termini noti? Lambda 1 alla meno 1 puntolini lambda n alla meno 1. Ovviamente il tutto ha significato solo se lambda 1, lambda 2, lambda n sono tutti diversi da 0, se no l'inverso. E quindi quando tutti gli autovalori sono diversi da 0, la matrice A è non singolare e quindi invertibile. Va bene? Tra questa A alla meno 1 così definita come funzione di A e l'inversa di A, ci sarà qualche relazione? È ovvio che se A alla meno 1 definita come funzione di A, quando è non singolare, se è singolare, abbiamo visto, non ha nessun significato la definizione data. Va bene. È ovvio che se A alla meno 1 definita come funzione di A non fosse l'inversa di A, va bene, noi l'avremmo chiamata in maniera diversa, non l'avremmo chiamata A alla meno 1, se no genererebbe confusione. Si dimostra, vi invito, chi vuol pensarci sopra un momentino, chi ama un pochino, appena appena, va bene, quella bellissima materia che è la matematica, va bene, che è una cosa, va bene, lasciamo perdere, chi la ama un momentino, a provare di fare una dimostrazione. La dimostrazione è che A alla meno 1 così definita coincide con l'inversa di A. E per oggi chiudiamo.